Le leve su cui l'Italia fa affidamento sono la capacità ricettiva, potenzialmente superiore agli altri paesi, e il mercato digitale ancora poco utilizzato. L'Italia, infatti, è il primo paese del mondo dove ben l'81% delle famiglie vive in case di proprietà, contro una media europea del 64%, e la maggior parte di queste proprietà immobiliari sono all'interno o molto vicine a località di interesse turistico e ai siti dell'UNESCO. In Italia esistono milioni di proprietari di immobili come prima casa, ma anche di seconde case. Pensiamo a quante case abbiamo al mare, in montagna, in campagna, ai laghi, e tutte queste potrebbero essere, già lo sono in parte, messe sul mercato con dei minimi standard per una ricettività adeguata. Consideriamo che all'estero più o meno una persona su quattro, quando viaggia, sceglie l'alternativa appartamento. Anche e soprattutto dove l'offerta tradizionale non è molto presente. Penso ai piccoli paesi, penso alle zone più rurali, dove magari noi italiani magari non ce ne accorgiamo, ma dall'estero c'è una forte domanda e che quindi sarebbe attenta a venire in Italia, intenzionata a venire in Italia pur in situazioni che per noi italiani non sono normali. Penso a una campagna in Sicilia, una masseria in Puglia, gli italiani non sono ancora abituati, ma all'estero invece apprezzano molto queste cose.